Benvenuti amici di smartworld.it, oggi siamo in compagnia di Dell XPS 13 2015, uno dei portatili senz'altro più interessanti dell'ultimo periodo. Ma sarà davvero tutto oro quel che luccica? Scopriamolo nella nostra recensione. Allora, per chi conosce Dell saprà che gli XPS sono da sempre la serie di punta dei suoi portatili, soprattutto per chi cerca portabilità e anche prestazioni. E i nuovi modelli della gamma 2015, in particolare quelli da 13 pollici, non tradiscono queste aspettative. Noi abbiamo recensito l'esemplare di punta, quello dotato di uno schermo da 13,3 pollici ad altissima risoluzione, che appunto Dell chiama Infinity, 3200x1800 pixel, ma esistono comunque anche dei modelli con Full HD. Sempre il modello che abbiamo provato noi è touchscreen, glossy, ma esistono anche delle versioni Full HD, più opache. Per quanto riguarda il processore, si parte da Core i5 di quinta generazione, si arriva fino a un Core i7 5500U, sempre ovviamente di quinta generazione, tutti con grafica Intel HD. La RAM va da 4 ad 8 GB di DDR3RS, la memoria interna parte da 128 GB SSD fino a ben 512. Il peso varia un po' a seconda dei due modelli per arrivare comunque fino a un massimo di 1,26 kg, un valore comunque abbastanza buono, non insuperabile, ma c'è da tenere anche conto che questo è un portatile veramente molto molto compatto. Lo si nota subito, basta aprirlo per accorgersi che le cornici attorno al display sono davvero quasi inesistenti, il che colpisce senz'altro l'occhio e vi dà proprio l'idea di come Dell abbia fatto di tutto per ridurre ai minimi termini le dimensioni del portatile, che quindi forse in mano risulterà un pelino più pesante di quanto non sia in realtà, proprio per il fatto di essere un po' più compatto, se vogliamo, della media. Generosa batteria in dotazione, che soprattutto nel modello Full HD con Core i5 dà veramente il meglio in termini di autonomia, ma che comunque si sa far rispettare anche nel modello QHD Plus con Core i7. Vediamo rapidamente che cosa troviamo sulla scocca. Lato sinistro, oltre ovviamente alla porta per la ricarica, abbiamo una USB 3.0 ed una mini DisplayPort per collegare appunto eventuali monitor esterni ed il jack audio. Lato destro, altra porta USB sempre 3.0 e lettore di schede SD. Non ci sono altri elementi particolari sulla scocca, se non magari da notare un LED posto anteriormente, proprio subito sotto a dove si trova il touchpad, mentre nella parte inferiore del portatile abbiamo un'ampia ventola per il raffreddamento, un'ampia griglia per il raffreddamento e due strisce gommate orizzontali per assicurare un buon grip che ovviamente non sarebbe assicurato dalla scocca in metallo che riveste il portatile sia sopra che sotto, dove troneggia come sempre il logo Dell. Una volta aperto, Dell XPS 13 rinuncia all'alluminio, si passa ad una struttura in materiale composito che comunque bene o male è policarbonato. Policarbonato abbastanza elegante, un po' prono a trattenere le impronte, soprattutto dove terrete i polsi delle mani durante la scrittura, tastiera anch'essa abbastanza incline a rimanere segnata dal grasso delle dita, mouse che invece, o meglio touchpad, che invece è un pochino più olofobico della media e che quindi avrà meno impronte rispetto appunto alla media dei portatili che abbiamo già provato. Per quanto riguarda tastiera e touchpad, comodità di scrittura abbastanza elevata, tastiera con tasti sufficientemente distanziati, una corsa non troppo elevata, non troppo pesanti, ma nemmeno troppo leggere, insomma, in linea di massima, un'esperienza di scrittura, devo dire, anche sopra la media. Touchpad invece che ancora non riesce a convincere del tutto, anche se in realtà è davvero difficile che un touchpad di un portatile Windows riesca a convincere del tutto, soprattutto chi è abituato all'ottimo trackpad dei Mac, che ancora purtroppo in ambito Windows è abbastanza inavvicinabile. Quello in particolare dell'XPS 13 non svolge un cattivo lavoro, è un touchpad piuttosto ampio, un click molto sonoro e una risposta alle gesture di Windows tutto sommato buona. Ci sono anche due tocchi per abilitare il tasto destro, ci sono appunto tutte le gesture del sistema operativo, però c'è anche il fatto che a volte perde un po' di scrolling e non è così preciso come ci aspetteremmo. Ed è un po' fastidioso dover toccare una seconda o una terza volta il touchpad per essere sicuri di aver premuto bene, quando invece avrebbe dovuto andare appunto bene tutto alla prima.
Passiamo poi al monitor che si trova appunto al di sopra della tastiera, monitor che occupa praticamente tutto lo spazio a sua disposizione, salvo una striscia in basso dove abbiamo il logo Dell e decentrata sulla sinistra e in basso la webcam. Una posizione un po' sfortunata effettivamente perché vi costringerà ad aprire molto il monitor per inquadrarvi in viso, una visuale che sarà comunque sempre un po' dal basso. Per fortuna l'inclinazione del monitor è veramente molto ampia e quindi non ci saranno grossi problemi in tal senso. Per quanto riguarda la qualità del pannello in sé, noi abbiamo provato il modello touchscreen QHD Plus, che quindi ovviamente è il meglio che Dell abbia da offrire, e ne siamo rimasti effettivamente molto soddisfatti. Buona resa dei colori, buona la lettura, salvo a volte magari qualche programma che non riesce a rendere bene i font come dovrebbe, ma questo è più un problema software che legato appunto all'hardware stesso del monitor, che si comporta davvero molto bene. La unica, forse piccolissima imperfezione che potrete notare nella schermata di login, in particolare se utilizzate uno sfondo scuro o comunque tendente al grigio, noterete che i lati, soprattutto quelli un po' più in basso, tendono a essere più illuminati rispetto al centro. Una cosa che poi nell'uso quotidiano comunque non noterete, e in linea di massima comunque si tratta di un pannello con una buona illuminazione, con una buona resa cromatica e con una buona risposta anche al tocco. Per me è sempre un po' un peccato toccare lo schermo di un portatile, perché comunque bene o male lo troverete sempre più pieno di impronte rispetto a quanto magari non sareste abituati su un modello non touch. C'è da dire che rispetto ad altri, anche il display, così come il touchpad, sembra essere un pochino più oleofobico della media, e quindi comunque questa è una cosa buona. D'altro canto, appunto, non essendo perfetto il touchpad, come dicevo prima, l'utilizzo del touchscreen a volte può essere una relativa comodità che ci fa piacere aver trovato in questo XPS 13. Dell ha poi aggiunto delle sue applicazioni all'esperienza stock, se vogliamo, di Windows 8.1, applicazioni volte a mantenere aggiornato il sistema e sicuro, applicazioni volte soprattutto al risparmio energetico. Quest'ultima in particolare devo dire che l'ho apprezzata molto perché, oltre ad avere quattro profili diversi a seconda di quanto vogliamo che la ventola parta o non parta, quindi un sistema più o meno silenzioso e di quante prestazioni abbiamo bisogno. Non solo, però ci sono anche degli accorgimenti particolari proprio a seconda del tipo di utilizzo che facciamo del portatile, cioè se lo utilizziamo molto spesso, magari in ufficio attaccati alla corrente, c'è un'opzione apposita che preserva la durata della batteria proprio nel tempo. Se invece ne facciamo un uso maggiormente in mobilità, Indicasi troviamo un'impostazione apposta anche per quello. Poi ovviamente c'è anche la classica opzione generica che si dovrebbe bene o male adattare da sé, però comunque è interessante vedere che Dell abbia posto l'attenzione non solo sull'autonomia, ma anche sul preservare proprio la batteria nel corso del tempo, quindi tra un ciclo di ricarica e l'altro. E già che parliamo di batteria, autonomia tutto sommato soddisfacente nel modello da noi provato, quindi con i7 QHD, che non è senz'altro però il meglio che questo XPS 13 può dare. Se passate al Full HD con Core i5, non l'ho potuto verificare personalmente, ma senz'altro l'autonomia sarà superiore. In questo caso siamo su dei buoni valori, comunque considerando anche l'hardware impiegato. Diciamo che nell'uso stress, e con uso stress intendo qualcosa che vada dalla continua elaborazione video anche all'utilizzo per esempio di videoconferenze, cosa che sembra stressare molto il sistema, si sforano di poco le 2 ore. Con una navigazione media, non particolarmente insistente, quindi stando un po' attenti al numero di tab aperti e intervallando appunto la navigazione con attimi anche di lettura, si arriva tranquillamente, o a meglio, abbastanza tranquillamente alle 7 ore. Fare di più o fare di meno è senz'altro possibile, dipende appunto da quanto intenso sarà l'utilizzo del vostro browser e un po' anche dalla browser che andrete ad impiegare. Buona invece, senza troppi ripensamenti, l'autonomia di riproduzione video, 720p, poco più del 10% ogni ora, significa più o meno 9 ore di riproduzione video continuata in HD, il che è comunque senz'altro un buon valore. Tra l'altro, già che parliamo di riproduzione video, menzione d'onore anche per gli speaker, che sono davvero molto molto potenti, più della media. Magari la qualità non sarà eccelsa, quelli per esempio del MacBook Pro che abbiamo recentemente recensito sono superiori in quanto a qualità audio, ma in quanto a potenza questo Dell XPS 13 con i suoi due speaker laterali ha veramente tanta potenza da vendere.
I benchmark confermano infatti delle ottime prestazioni in ambito soprattutto lavorativo, dove non ci sono grossi segni di incertezza e dove soprattutto quando lo testerete appunto con dei software appositi, XPS 13 si comporterà esattamente come vi aspettereste che si comportasse, cioè carico più intenso, ventola che parte e compito portato a casa comunque egregiamente. Carico meno intenso, ventola completamente silenziosa e compito portato a casa egregiamente. Dov'è magari un po' il problema? È in due aree in realtà. Una è il fatto che nell'utilizzo quotidiano non tutti i software sembrano sfruttare bene l'hardware che c'è sottostante, ovvero a volte anche con una semplice navigazione in internet da pochi tab aperti sentirete partire la ventola, cosa effettivamente un po' inaspettata. L'impressione appunto è che nel nostro caso di utilizzo soprattutto di Chrome è che sia Chrome stesso o comunque che ci sia qualche piccolo cortocircuito se vogliamo rispetto all'hardware sottostante che viene sforzato più del dovuto, perché davvero a volte si trattava di compiti davvero lievi nei quali abbiamo sentito subito la ventola partire. Ventola che vi farà abbastanza compagnia anche durante un po' tutta la ricarica, il che può essere a volte insomma un pochino fastidioso perché comunque al massimo dei giri è abbastanza sonora, non una cosa eccessiva ma comunque si sente. Altra cosa che ho trovato un po' un peccato è che non esista una configurazione, nonostante sul sito di Dell ce ne siano davvero numerose, non esiste una configurazione con più di 8 GB di RAM, cosa che è un po' un peccato proprio perché essendo questo un portatile destinato principalmente alla sfera lavorativa, 16 GB di RAM a volte possono fare comodo, non per tutti, ma sarebbe stata comunque gradita l'opzione. E nonostante tanta potenza dal punto di vista hardware, nonostante la qualità del display, la scheda è comunque una scheda video integrata Intel HD 5005. Significa prestazioni buone, nel senso che permetteranno di utilizzare tranquillamente lo schermo QHD per scopi appunto lavorativi o anche ricreativi se si tratta di film o di montaggi vari, siano foto, siano video. Il punto è che dall'ambito gaming non dovete aspettarvi assolutamente nulla di che. È chiaro che si tratta di un portatile dovuto anche poi alle sue dimensioni molto compatte, destinato soprattutto a professionisti o comunque a chi voglia farne un utilizzo serio, però sarebbe stata anche qui forse gradita un'opzione con scheda video dedicata. A parte questi piccoli peli nell'uovo che potranno tornare magari scomodi a qualcuno, ma non è detto che appunto vadano a influire negativamente sul giudizio della maggior parte dei clienti, grossi difetti non ci sono. È un portatile costruito veramente con coscienza, se mi passate il termine, dove Dell ha posto attenzione un po' a tutto, al design, nel realizzarlo compatto, nell'ottimizzare le prestazioni, nel confezionare tante configurazioni hardware che vanno appunto da un 128 giga di memoria con 4 giga di RAM, Full HD 5 fino ad arrivare al QHD Plus, i7, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD, quindi davvero ce n'è un po' per tutte le esigenze, varie configurazioni intermedie. Certo è che partendo da 999 euro per quella base, con soli 100 euro in più avrete il doppio della memoria interna, ovvero 8 GB di RAM, e il doppio della memoria interna, ovvero 256 GB di SSD anziché 128, è anche il doppio della RAM, 8 anziché 4, quindi è quasi un peccato non spendere magari quel pochino in più per avere appunto il doppio di entrambe le memorie. Per il resto poi si tratta un po' di esigenze. Personalmente non sono così fanatico degli schermi touch sui portatili, vero è che se volete il QHD dovete prendere proprio la versione touchscreen, quindi anche lì si tratta un po' di vedere a che compromessi volete o non volete scendere, perché comunque il QHD da una parte aggiunge bellezza, dall'altro sottrae un po' autonomia. E questo è il bello di questo comunque XPS 13, cioè che si adatta a varie configurazioni diverse e quindi a varie esigenze diverse. E bene o male riesce a essere soddisfacente un po' in tutte, sia nel prezzo che nelle prestazioni che va ad offrire. Per ulteriori dati tecnici vi rimando come sempre alla recensione completa pubblicata su www.smartworld.it. Per quanto riguarda questo video mi fermo qui, vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube se volete ricevere notifiche di quando pubblichiamo i nostri nuovi video e magari un bel pollicino su se vi fosse piaciuta questa recensione. Per oggi è tutto, un saluto da Nicola Ligas per smartworld.it.